Va bene, oh, Amadou Paslak, due bomber un pochettino per caso, ma ci sta. Signori, seconda partita, offerta per il prestito di Petr. Il Bashak Shesh tratta senza riscatto, breve. No, va bene, ci ho provato. E ora, signori, è il momento della partita contro l'Hannover. Siamo primi in campionato per ora, quindi ottimo. Ma nella partita contro l'Hannover, io direi di fare una scommessa leggermente diversa dal solito. Ossia, Kevin Lasagna segnerà? Kevin Lasagna mi ha sempre fatto gol, ogni singola volta che lo incontravo. Questa è la partita contro l'Hannover. Vi faccio rivedere che Kevin Lasagna è attualmente in cima alla lista dei bomber insieme a Ernst, Porat, Bülter, Königsdörfer, quello che avevamo visionato nel primissimo appuntamento di questa carriera, e Afimiko Pululu. Oh Madonna, che scelta di merda che ho fatto! Ho fatto una scelta di merda a mettere le maglie verdi ai miei. Prossima stagione cambiamo il tipo di verde perché altrimenti non si capisce una sega. Ma intanto vediamo di giocarcela. Aia! Oh, Sima non mi piace. Con Sima non mi trovo. Devo tanto imparare a usarlo, forse. Sì. E la prossima volta sto zitto, perché Abdallah Sima trova l'1-0 dopo 4 minuti contro l'Hannover. Cazzo. Che sfiga. Grazie Riccardo per il sesto, un bacione. Kevin Lasagna. Ma do... Fermatelo, fermatelo, vi prego. Vi prego. Ok. Mano. Hai calciato a mezzo centimetro dal mio corpo ed è malo? Ma malo? Mano? Malo, 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 ere. Non si vede neanche. Arbitro non si è neanche visto. Arbitro non si è neanche visto. Quanto larga era? No, ok. Ci può stare. Al pelo, ma ci può stare. No! Non Kevin Lasagna sul dischetto! Tutti ma non Kevin Lasagna. Dopo 6 minuti potrebbe già finire la scommessa. Attenzione. Sì, Diogo Costa. Sì, Diogo Costa. Sì, Diogo Costa con la paratona. Cazzo. E vai. E si rimane in bilico. Tiè, Kevin. Mi stai simpaticissimo come persona a pelle. Ma in gioco io ti odio. Ma tantissimo proprio. In che senso, Manu? Ah, ma sai, stai parlando di Bundesliga 2? Peccato, gran gol dell'Hannover. E io non riesco a non prendere gol quest'anno. Non riesco a non prendere gol. Gran stacco, eh. È salito in altissimo. Diogo Costa ci ha provato. Oh, è tipo il gol di Maldini. Ernst. E non so come mai, ma con Pululu sto facendo fatica in sta partita. Ma in ste partite, anche quella contro lo Schalke. C'è stato lo scalino? Pululu in difficoltà per il cambio di categoria? Non penso. Cosa posso fare per cambiare un attimo le sorti di questa partita? Ok. Proviamo con Lidio dietro le punte e Petr sulla fascia. Al posto di Maier. So che non funzionerà un granché, me ne rendo conto. Però magari gli ultimi 5 minuti troviamo la giocata decisiva. Come prima con Paslak, a caso. Buono. Che palla! Che palla! Chi cazzo l'ha data quella palla? Afimiko Pululu! All'86esimo! Chi è che mi ha dato quel filtrante? Perché ha bisogno di una statua. Chi l'ha fatto? Mi sa che l'ha fatto Petr. L'ha fatto Petr. E poi Pululu che è lì freddissimo. Non si lascia ipnotizzare dal portier e la mette all'incrocio dei pali. Mamma mia. Ha tolto le ragnatele. Quinto gol in 8 partite per Pululu, capitano del team name 99091022. E la partita finisce qui. Hannover 1, Pepegheim 2. E signori, Kevin Lasagna sbaglia un rigore e non segna. Quindi pronostico che va in favore di quelli che hanno votato per il no. Mi spiace se avete puntato contro, o meglio, a favore della statistica e dei grandi numeri, ma non sempre
sono cose che possono succedere, no? Ecco, qua ad esempio ho demeritato. Ok, e siccome ho detto che voglio finire già la stagione oggi, sono già le 10, direi di avanzare di mese in mese. Quindi adesso avanziamo fino a dopo la partita col Monaco. Più che altro perché così arriviamo già ad avere la Bundes alla prossima live, no? Mi sembra una cosa buona e giusta. La squadra per la Bundes, cioè, manca giusto un piccolo accorgimento probabilmente. Tanto, altra vittoria, 2-1 contro quelli di sopra che non so chi siano. Vittoria contro il Düsseldorf, sconfitta contro il Darmstadt che ci può stare. Vittoria ancora contro il Düsseldorf in Coppa, pareggio col Monaco. Bastardo il Monaco, eh. Allora, vediamo. Dirigenza Pepega, non stiamo seguendo i piani. Per i giovani, prestito di Petr, il Nim. Il Nimes, breve termine. Ah, breve termine, prestito secco, accetta, accetta. Stipendio, controfferta, però mi paghi un po' di più, zio. Ti accogli il 60%. 50-50. Non so se darglielo via. Magari ci torna più forte. E potrebbe essere una buona cosa, piuttosto che tenerlo in panca alle spalle di Dijkman. Poi magari il prossimo anno possiamo far giocare direttamente Petr. Con Dijkman che scala a riserva. Vediamo. Tanto vediamo in campionato. Primi a più 3 sul Darmstadt, contro cui abbiamo perso. Pululu capocannoniere anche qui. Con 9 gol, Afimico non ci delude mai comunque. Pululu è un giocatore rottissimo per le carriere. Andiamo quindi a simulare un altro mesetto. Arriviamo fino al 30. E abbiamo partite contro il Dresda, contro il Greuther Fürth, contro il Paderborn e contro il Bayer Leverkusen in Coppa. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo. Tanto vittoria contro il Dresda, vittoria contro il Greuther Fürth 3-0. E mo tocca al Paderborn. Però mi fermo, voglio giocare contro il Bayer Leverkusen. Petr in prestito, ha accettato, benissimo, bravo. Siamo primi a più 6, dopo 14 partite, Pululu con 10 gol. Che squadra. Ok, è Foley che continua a crescere, bravo. Guarda Foley però, L'abbiamo preso che era un 72 lo scorso anno, non male. Ok, in questa partita devi far giocare un pochettino di riserve, perché poi abbiamo il Bayer Leverkusen e preferirei tenermeli freschi per il Bayer Leverkusen, per l'appunto. Madonna, la squadra è messa malissimo. Ma direi di simulare con calma, che al massimo entriamo. Ma Vuskovic terzino mi sa di sì, o a sinistra o a destra può farlo, non ricordo bene. Comunque stiamo soffrendo contro il Paderborn, c'è Martin che ci sta tenendo a galla, ma non so quanto ancora potrà tenere sulla baracca, 8 tiri, 4 occasioni nitide. Noi non abbiamo manco fatto un tiro in porta, hanno il controllo totale della palla. Ma è un rischio che siamo disposti a correre. Ok, fermi. Scendi in campo e seguo il consiglio di Manu. Proviamo Maina come subentrato dalla panchina da punta. Certo perde molto, però... Srbeni, che sembra un modo in cui Bertra chiamerebbe la sborra. Srbeni. Just Van. Bravo, Martin! Che cazzo ha preso? Ma ragazzi, questo qua è OP. No, raga, questo qua ha dei problemi seri. Talham. Ma che cazzo di nomi c'hanno questi? Talhammer. Sbrimbra. Martin ne prende un'altra. Raga, migliore in campo. Che ovviamente dice, ma ragazzi, non posso fare tutto io. Sì, in effetti c'erano Sprint e Boss in dritte Bundesliga. Gol meritato del Paderborn, non posso dire niente. Calcio d'angolo, svetta su tutti, gran stacco. E Martin che... Madonna, tra l'altro da quanto lontano? Certo, come la prendeva questa? Era imprendibile, ha fatto un colpo di testa... No, ma l'ha segnato proprio lui, l'ha segnato proprio Sbornia. Ciao, prendila. No. Bel gol. Non fosse stato per lui, ne avremmo presi molti di più. Pino! Per Maina! No! Peccato che non abbia il tiro, Maina. Se Martin mi prendeva anche quello, subito guanto d'oro. GG. Sì, direi di andare contro il Bayer Leverkusen a giocare. Turno 3, quindi io tecnicamente il mio obiettivo l'ho già raggiunto, no? Acquista un giovane fatto, finanze... Ho quasi guadagnato 35 milioni dalle magliette. Dove vanno quei soldi poi però? Vorrei saperlo. Ok, obiettivo già raggiunto, quindi potrei anche simulare e quel che succede, succede. Con che divise però me lo stai dicendo, Bayer Leverkusen? Minchia, quella proprio dell'annata della finale di Champions. E signori, prima partita davvero importante per questa squadra. Perché sì, in passato ha affrontato delle squadre che hanno militato in Bundesliga, come ad esempio lo Stoccarda. E ha anche ben figurato, ma non ha mai fatto
delle grandi prestazioni. È stata una prestazione di sofferenza quella contro lo Stuttgart. Vediamo oggi, contro una delle top squadre della Bundesliga, se ce la caviamo. Forza Bayer, perché forza dovrebbero scrivere negli striscioni di una squadra tedesca? Questo non lo so, però vediamo. Ai quarti di finale avremmo l'Arminia Bielefeld oppure il Mainz, e poi in semifinale presumibilmente il Werder Brema o l'Hertha Berlino. Buono, abbiamo una strada abbastanza spianata verso la finale, qualora dovessimo superare il Bayer Leverkusen, ma dobbiamo superare il Bayer Leverkusen, che non sarà facile. Pululu è un giocatore ottimo per la carriera, che è nato come meme nel 2018, che non gli avresti dato un soldo. Adesso è un giocatore che ci sa fare. Eccolo qua, che dà subito dimostrazione della sua forza. E Radecki deve compiere un miracolo. Subito il Pepe Game, aggressivo dal primo minuto. Palla verso Sima, ancora Radecki, abbattuto dal senegalese. Guarda che palla! Sì, così Maina! No! Ragazzi, voglio cercare il gol facile. Guiri, la respinta di Brink. Pululu, Maina. Palla lunga per Sima, eccolo il numero 9. Entra in area, Sima. Col destro! Buca Radecki! E trova il vantaggio del Pepe Game sul Bayer Leverkusen alla Bayer Arena. 1-0. 1-0. Abdallah Sima. E qua Radecki però altamente rivedibile. Altamente rivedibile. Ma che cazzo ha fatto? Imbarazzante che a livello campione i portieri agiscano così comunque. Imbarazzante. Il portiere giocava a palla avvelenata. Dodgeball poco. Beh, alla fine dodgeball è la versione tosta di palla avvelenata. Palla avvelenata è quella per pussi. No, quello noi lo facevamo alle superiori. Giocavamo più a basket che a calcio. Perché a calcio giocavamo soltanto noi ragazzi. A basket giocavano anche le ragazze. Allora volevamo, siccome ci tenevamo a fare tutto assieme. Angolo. Ci sta. Chiamato anche Völkerball, davvero? Finalmente un colpo di testa che funziona. E ovviamente chi è che è andato a segnare il 2-0 alla Bayer Arena? Proprio lui, signori. Con il numero 10, il nostro capitano Afimiko Pululu, che neanche salta, mette soltanto la testolina e inzucchera il 2-0. Guarda Sima. Guarda Sima che autostrada che ha. Guarda Sima che autostrada. Altruista la passa al capitano. Afimiko Pululu 3-0. E qua volevo regalarla a Pululu, giusto perché mi sembrava corretto. Abdallah Sima, tutto tuo questo gol. Lo spicchio di tifosi del Pepe Game in delirio. Tifosi del Bayer Leverkusen che cominciano ad abbandonare la Bayer Arena, perché bye bye Bayer, andiamo noi ai quarti. Scusate, non le dico più queste cose cringe. Mi ritiro tutto. La nostra professoressa sarebbe stata da reportare al Ministero dell'Istruzione come la persona meno adatta, ma al contempo più adatta ad insegnare a una classe di gente delle superiori. E posso finire una cazzo di partita col clean sheet? Porca puttana, non è possibile. Santimina. Lui? Santimina. Col 3-1, vabbè. Un quarto d'ora cerchiamo di tenerla su sta partita. Io non so, Sima non mi piace perché mi sembra Simo pronunciato male e poi mi incespico. Quindi preferisco chiamarlo per nome. Afimiko Pululu. Io questo non posso commentarlo in nessun modo. E poi la botta sotto la traversa. Bayer Leverkusen a casa. Bayer Leverkusen a casa. Che pezzo di Pululu. Triplette, sono 6 gol in 3 partite per lui in questa Deutsche Pokal. Praticamente non il 4-2, bravi. Non il 4-2, bravi. Mano, mano, rigore. Io voglio raccontare una storia però. Posso? Che palle. Chi va sul dischetto? Va Guiri. Guiri, apre. Ti è stronzo. No. Ah, quello è l'arbitro, allora va bene.
Però, Diogo Costa, cosa hai rischiato? Puntualmente, quindi noi tiravamo fuori le palle da basket, oppure montavamo le porte da calcio, oppure prendevamo il gol del 4-2 da Santimina. E signori, Pululu si porta a casa il pallone. 4 tiri, 3 gol, ma ho bisogno di rivedermi quel pezzaccio. Sima la alza, salta il difensore, lo spinge via e poi scarica una fiocina alle palle di Radetzky. Questo è, penso, il gol più bello della carriera fino ad ora. Bestia, che pezzo. Diciamo che era ottima dal punto di vista di uno studente. Intanto vittoria contro il Holstein. Vittoria netta contro il Colonia, 3-0. San Paoli 1-1. Rischio di perdere 3 giocatori. Urca, devo rinnovare il contratto. A tutti e 3. 12.000, 2 anni, turnover. Perfetto, si abbassa anche la spesa. Han, delega rinnovo. 4.000, mi chiede un po' troppo. 3.000, li accetto con un massimo di 5.000. A 3.000 come promessa. Benissimo, quindi non si lamenterà mai. Pino, ecco Pino. Pino, tu non puoi pretendere di guadagnare 19.000, mi dispiace. Tu puoi pretendere di guadagnare massimo 7.000. Tra i 7.000 e i 10.500. 9.600 sporadico di un anno. Trattativa. Come vedete, riesco ad arrivare a 9.000 per 2 anni. 9.700. Porca troia, va bene, dai, 12.000. Sì, diciamo che è un po' una ladrata, 12.000. Come sta andando tier? È aumentato di uno di overall. Non è un granché. La più grande steal attualmente è, penso, Pululu a 5.000, che vorrà rinnovare. E il suo valore di mercato è di 88 milioni. Andiamo da... cazzo, non ho altri COC, ma non è importante. Tu sei ancora in lista prestiti, ma nessuno ti vuole. Amadou non vuole rinnovare il contratto, sperando che nessuno se lo firmi prima, altrimenti siamo fottuti. Non so se andare ad investire per un COC. Più che altro perché non è che abbia bisogno di grandi altri ruoli da coprire, E milioni non è che ne abbia troppi a disposizione. Schelderup, peccato che minchia, 88, cazzo, si è salvato. Eccolo qua. Ma se tentassi la pazzia... Fatemi guardare una cosa, voglio vedere come rende da COC. Perde un po'. Damsgaard, me lo conta come esterno, ma so che si può tranquillamente rigirare. Kozlowski, sì. Giusto, Kozlowski avrebbe anche senso. Che arriva da una lega vicina. Anche a Fagioli. Nicolò Fagioli come CC. Forse è il momento buono che arriva. Cantwell, ciao, sarà già andato Cantwell, ragazzi. Cantwell è troppo alto come valore. Todd Cantwell. A parte che ha 25 anni, quindi... sì, ha qualcosa in più, vuol dire che è già forte. Fagioli potrebbe andare meglio. Può giocare come COC. Maldini, vediamo. Kozlowski, vediamo. Vediamoli tutti quanti questi. Magari arriva qualcuno. Tanto qua stiamo scalando la classifica. Jens Meyer rifiuta. Rifiuta. Vabbè che abbiamo Petr, però Petr arriva il prossimo anno, mi sa. Dirigenza Pepega, non stiamo seguendo i piani quali? Che non ho preso i giovani. Vabbè, simulazione veloce che ci porta a casa quest'altra vittoria. Mine al 70esimo, per fortuna. Pensa a vincere la De... Davvero se la vinciamo... Cazzo, se la vinciamo... ci saliamo direttamente in Europa League alla prima stagione. Guarda il Brighton che rivuole Sima. Stronzi. Stronzi. Tiè. Oh cazzo, non ho più guardato Amadou. Siamo ancora salvi. Prolungamento, 2 anni. Dai, Ibrahim. So che vuoi rimanere con noi. Clausola recessoria? No. 16.000. Minchia, va bene. Cioè, prima te le proposti hai detto no, adesso sì, stronzo. Kozlowski potrebbe essere una buona idea. Anche a livello proprio di ragionamento. Fagioli mi piacerebbe. 15-17 milioni. Kozlowski? 16 milioni. Come cazzo faccio a prendere sta gente io? Non ho soldi. Perché ok che cresce, ma a me servirà nei prossimi 3 anni. Sì, ok, 3 anni sono tanti in effetti. Chiellini l'ho dato via per prendere un Mobamidele. Sette e mezzo. Avevo Chiellini, sì, l'ho preso e l'ho dato via. Mi sono preso un giocatore a gratis, di fatto. Turnover, accetta. 5 anni, accetta.
Mi fido di questo Sheldrup. No, niente clausola accessoria, che è una un'inculata pazzesca. Quasi il doppio di quello che prendevi e 100.000 di ingaggio. Ok. Potrebbe essere stato un rischio, lo so, ma sti cazzi. Ora, arriviamo verso... O meglio, simuliamo questa partita. Guarda Oliveira che è andato un 80 di overall. 3-1, Maina Pululusima. Che squadra. Che squadra. Ah, hanno sorteggiato, siamo contro il Borussia Mönchengladbach. Cioè, mi pare ovvio. Mi pare giusto, perché la vita fa schifo. Alla 7 IRL, c'è la Maier, si accontenta di quello. O no. Carvajal al Barcellona è tipo una bestemmia. E questa qua sarebbe contro il Borussia Mönchengladbach. Ragazzi, io quasi quasi a questo punto, siccome abbiamo detto che vogliamo provare a puntare alla vittoria della Deutsche Pokal, così da andare direttamente in Europa League il prossimo anno, direi di fermarci e ci proveremo nella prossima live dedicata al Pepe Game. Il talento locale e la modalità carriera incluso nelle versioni improntate di FIFA 22 non risultava disponibile a causa di un problema imprevisto. Il talento locale è ora disponibile creando un nuovo salvataggio e modalità carriera. Ma guarda sti scemi, per forza non c'era il talentino speciale, quindi Peter non è nulla di che. Ma dimmi te. Vabbè, grazie per avermi avvisato, però ormai quel che è fatto. Oh cazzo! Nevica di brutto e la palla è bianca. Che idea di merda! Che idea di merda, ma almeno mettere in automatico la palla rossa. Vabbè, spero si capisca qualcosa, raga. Sapete che io la palla non la vedo. Ragazzi, se siete in difficoltà e fate fatica a vedere, ditemelo che piuttosto esco e riavvio sta partita, È un pallone colorato. Ah, il tango rosso. Bello il tango. Cosa ho toccato? Vabbè, dettagli. Mo ce n'è di meno, piango, No, cioè... Madonna, sì, in effetti è troppa neve. Troppissima. E forse le maglie così sono peggio di prima. Che cazzo però, Vabbè, sentite, io in questo momento attacco da destra a sinistra, gli altri da sinistra a destra. Ciao, almeno adesso si vede la palla. Sì, in effetti ai lati non c'è la neve, ma per vedere i bordi del campo. Bravissimo Diogo Costa, bravissimo, ottima l'uscita. Sbaglio, non si vedono neanche i nomi dei giocatori in basso. Quelli dovrebbero esserci. Perché non ci sono? Sì, l'avevo tolta per sbaglio. Ovviamente è bianca pure quella. Madonna, che disastro FIFA. Che disastro. Allora, premesso, è da qualche giorno che non gioco a FIFA, quindi potrei essere in difficoltà, ma tant'è. Sì, ma aspetta lo scatto di Sheldrup che non arriva. Che cazzo ci faceva Maina di là? Merda, non ho guardato il coso, il radar, perché non lo guardo mai, ma minchia, lo so, l'avessi saputo l'avrei lanciato. Un bacione. Uff. Borussia Mönchengladbach giustamente in vantaggio intorno alla mezz'ora con la rete di Facundo Farias, ancora lui. Colui che ci aveva purgato nell'emulazione di prima. Purtroppo. Fa purgarci anche adesso. 1-0. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa in questo dannato campo ingiocabile e ingestibile. Fraseggio sull'out di sinistra del Borussia Mönchengladbach. Che in qualche modo riesce a salvare la palla. Con e dentro per Cabrais. Ancora Diogo Costa. Respinta miracolosa. In verticale da Abdallah. Anzi no, da Sheldrup. C'è l'inserimento di Sima. Cosa ha sbagliato Sheldrup? Fuori. Fuori. Fuori il giovane norvegese, mi dispiace ma non sei minimamente pronto. Insomma, non sta facendo una gran partita. Comunque dietro siamo sbilanciatissimi. Gran palla per Cabrais, che troverà il 2-0. Meritatissimo. Dobbiamo dire addio alle nostre speranze di vittoria. E posso soltanto incolpare una persona. La neve. No, ma guardate che è il Borussia Mönchengladbach che è uno step più in alto rispetto a chiunque altro. Perché... A parte che siamo ai quarti di finale in maniera piuttosto miracolosa. Ma guardate come girano palla. Io non. Le squadre di prima non giocavano così, Sean Foley. Cross dentro. Mamma mia, che piede a banana, Sean. Minchia, c'erano Pululu e Sima messi benissimo. Potevamo accorciare le distanze. Mi sbagli il cross, figa. E non è che facessi cagare in difesa, perché da quando ho iniziato a giocare a 4, ho iniziato a giocare meglio. Guardali che girano. Quando mai una squadra avversaria ha giocato così? What the fuck? Certo. Che difficoltà è? Gioco a campione. A meno che non mi sia aumentato la difficoltà per sbaglio, ma... Perché magari ho fatto un amichevole per i cazzi miei giocando a leggenda, allora me la alza anche nella carriera. No, no, raga, io l'ho... Cioè, allora... Tanto io non è che... Cioè, cazzo devo nascondermi la difficoltà a cui gioco. Cazzo me ne frega. Però magari l'altro giorno ho detto, provo, faccio una partita... Durante la partita... Dopo lo Stevenage, ho detto, faccio una partita... a difficoltà... Fallo questo, rigore all'81esimo. Bene così. Pululu contro Sommer. Pululu prova a piazzarla incrociando... Bellissimo il rigore di Pululu. Accorciate le distanze, abbiamo 9 minuti per riprenderla. 9 minuti per riprenderla. Fimico Pululu si carica il Pepe Game sulle spalle, mette a segno il settimo centro nella competizione. E ora abbiamo soltanto 10 minuti
per tentare un insperato pareggio. Si allunga il pallone sulla fascia, ancora il numero 9, cross dentro, per Pulule lunga! Ce l'abbiamo lì, non riusciamo a tirare, porca troia. Se esco dalla coppa perché ho giocato a leggenda per sbaglio Rosico, perché non lo trovo giusto. Saremmo potuti andarla a vincere, però... il caso ha voluto così. E noi dobbiamo accettarlo. È campione! Mi hanno soltanto asfaltato. Nulla da dire.